Buonasera, benvenuti a questo spazio dedicato alle prossime elezioni amministrative al comune di Pagani. Con noi c'è il candidato sindaco Alberico Gambino, che ringrazio di essere qui con noi. Grazie a E voi, un saluto a tutti i telespettatori di Telenuova. allora, candidato sindaco, ma consigliere regionale, è già sindaco di Pagani. Proprio per questo, anche perché nonostante sia molto cattolico, no? Sono anche pizzico di scaramanzia partenopea, no? Qualcuno mi chiama sindaco e io dico, vabbè, è un titolo che non si perde, no? Perché già sono stato sindaco in passato. Ecco, l'altro giorno lei ha presentato i simboli delle liste che la affiancheranno, che sono queste che abbiamo sui monitor alle nostre spalle. Sono sette liste. Lei mi diceva che probabilmente ce ne potrebbe essere un'altra. Insomma, vediamo. Lasciamo così, c'è uno spazio C'è uno vuoto, ma spazio, lasciamo le lasciamolo cose così. Il così. grafico ha lasciato quello spazio come punto interrogativo. C'è un centrodestra ben definito, Ma giusto? assolutamente sì, di Oltre ovviamente a questo una presenza civica. ne sono veramente contento e orgoglioso di rappresentare l'intero panorama del centrodestra qui nella città di Sant'Alfonso, nella mia Pagani, coadiuvato poi da una serie di donne e di uomini che, anche se hanno estrazioni differenti da quelle del centrodestra, dal cosiddetto centrodestra, però vogliono, come dire, dare il proprio contributo non al sottoscritto, ma alla città di Pagani in termini di idee, di progetti, di programmazione, affinché si possa risalire la china. Io veramente sono contento, contento non solo del fatto che si siano unite tutti questi professionisti, questi imprenditori, questi studenti, queste persone della società civile che magari fino a qualche tempo fa erano lontani dall'attività politica, ma sono contento soprattutto per l'entusiasmo che stanno mettendo in campo. Un entusiasmo che spinge il sottoscritto sempre di più a dare un contributo significativo, se dovesse essere rieletto, sindaco di Pagani, per riprendere i sogni, i progetti, le idee che, drasticamente furono interrotti nel 2009 e che sono ovviamente sotto gli occhi, di tutti. Ebbene, ogni tanto rinfrescarci tutti quanti noi la memoria per ricordare quegli anni, che sono stati anni straordinariamente importanti, anni durante i quali, appunto dal 2002 al 2009, Pagani era presa come punto di riferimento, come buona amministrazione, non soltanto a livello provinciale, ma anche a livello regionale e perché no nazionale. Quindi di questo ne sono fortemente contento e orgoglioso. Voglio fare giusto un altro passaggio politico, poi ci buttiamo in quello che è la città Prego. che Gambino immagina nel caso diventasse sindaco. Lei col centrodestra, parlavo di centrodestra unito, lei col centrodestra in passato ha avuto qualche, insomma, divergenza, no? Allora c'è stato chi di qua, chi di là, chi è fuggito di qua. Lei può avere anche il compito di aver riorganizzato questo Qui a centrodestra e a Pagani? Pagani, cioè, No, è un vabbè, merito? io no, Lo no, no, ritiene no, un no, merito o sono stati gli altri che hanno approfittato di Gambino, che comunque è un consigliere regionale, comunque ha dato tanto alla sua città Io per riorganizzarsi? credo che non sia né il merito di Alberico né qualcuno che abbia approfittato, è soltanto questione di buonsenso, di aver, come dire, tutti quanti insieme, compreso che alla fine, uniti con la stessa passione che ci ha uniti e ci ha contraddistinto negli anni in cui io ho amministrato la città di Pagani, si potesse di nuovo dare vigore a una città che oggi ha bisogno assolutamente di una forte scossa, una città che ha bisogno di ricominciare a sperare in un futuro migliore per noi, per i nostri figli, a sperare che ovviamente in questa città, nella nostra Pagani, si possano gettare le basi per vivere
in una città che sia all'avanguardia con i tempi che viviamo, quindi una città partecipata, una città viva, una città, come spesso dico, riconosciuta e riconoscibile, perché questa è la Pagani che avevo realizzato e stavo realizzando in quegli anni, e questa è la Pagani su cui bisognerà continuare a lavorare. Ovviamente c'è tanto da fare. Che cosa l'ha delusa di questi, come cittadino, l'ha delusa questo periodo di amministrazione Bottone, in pratica? Che cosa non le è piaciuto? Oh, guardi, questo poi fa parte del indole di ognuno di noi. Io francamente preferirei parlare di quello che invece ho fatto, realizzato dal 2002 al 2009, e quello che intenderò realizzare nel passato, anche perché parlare degli altri competitor, tutte persone rispettabilissime, però con le quali ovviamente io ho avuto già a che fare in passato, tranne il candidato sindaco, il mio amico Raffaele De Pascale, poi il resto comunque sono state persone che mi hanno coadiuvato nell'azione di governo passata dal 2002 al 2009. Quindi preferirei che parlare della mia storia, di quello che io ho realizzato, di quello che oggi, allora, purtroppo diciamolo, è abbandonato a se stesso. Lei l'ha detto prima, Pagani con la sua amministrazione ha vissuto un momento straordinario, e credo che questo sia innegabile, insomma, no? Io credo di sì, però ovviamente forse potrei essere sullo straordinario. Io ho vissuto quegli anni con grande intensità, con grande passione, con grande amore. Abbiamo realizzato opere pubbliche in 7 anni, non in 70 anni, che forse non hanno precedenti nella storia, non soltanto di Pagani, ma forse anche di altre comunità della provincia, dal multisala cinematografico all'auditorium teatro, al palazzetto dello sport, ad altri centri sportivi, parco urbano, strade nuove, parcheggi interrati, parcheggi a raso. Cioè, abbiamo messo in campo un'azione di restyling della città che secondo me non ha precedenti nella storia, appunto, come dicevo prima, della città di Pagani, ma al contempo abbiamo lavorato anche nel far sì che la città potesse dotarsi di una qualità di servizi che erano adeguati a una città che vuole emergere, vuole guardare al futuro con grande ambizione e aspirazione. Quindi anche su questo versante credo che abbiamo dato grande importanza, come abbiamo dato importanza a ciò che è una delle peculiarità della nostra città, appunto turismo religioso, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, il Tommaso Maria Fusco, la festa della Madonna del Carmelo, detta appunto delle Galline, Santi Martiri Felice e Costanza, il Gesù Bambino di Praga. Cioè abbiamo delle chiese, dei tesori inestimabili nelle nostre chiese, che hanno bisogno di essere pubblicizzate e promosse, come anche quella che come geograficamente è posta Pagani. Noi a suo tempo pubblicizzammo tra Pompei e Ravello c'è Pagani, quindi potrebbe sfruttare anche questo aspetto, l'enogastronomia, che non è secondario. Quindi c'è tanta carne sulla brace, bisogna lavorare affinché si possa ridisegnare la città che tutti quanti noi abbiamo nella mente e soprattutto nel cuore, attraverso un confronto continuo, costante con il territorio, che saranno appunto i protagonisti veri della nostra azione di governo, saranno il cittadino. Io nel 2002 dissi più forza al cittadino, oggi più di ieri più forza al cittadino, perché con loro dobbiamo ridisegnare la città di Pagani per i prossimi 30 anni attraverso il PUC, che dovrà essere fatto da noi paganesi, avvalendoci ovviamente delle idee e del supporto di tecnici locali per immaginare quello che si possa realizzare a Pagani nel domani, partendo appunto da queste caratteristiche. Il turismo, a mio avviso, rappresenta un volano per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio, senza però, ecco, circoscrivere l'azione di governo all'interno dei nostri confini comunali, perché non andremo da nessuna parte. Io ho sempre sostenuto che l'agro nocerino sarnese è una grande città,
Bisogna immaginare uno sviluppo comprensoriale, perché tra Napoli e Salerno c'è l'agro nocino sarnese che ha delle potenzialità enormi per svilupparsi, ma bisogna lavorare gomito a gomito anche con gli altri sindaci dell'agro nocino sarnese, con enti sovracomunali, quale appunto la provincia, regione, governo nazionale, Parlamento europeo, cercare di portare quanti più risorse possibili per immaginare progetti di grande spessore, perché a me non serve avere il finanziamento per asfaltare una strada o per fare un arredo urbano una strada, a me serve il finanziamento per immaginare in che modo, in che termini di poter migliorare la mobilità nell'agro nocino sarnese, la mobilità tra l'agro nocino sarnese e la città metropolitana di Napoli e Salerno e la stessa università di Fisciano. Quindi sono queste progetti di più ampio respiro, assolutamente, assolutamente. Quindi praticamente sì. Lei, nel caso diventasse sindaco, sicuramente lo sta dicendo, più o meno sono le stesse parole che dice da qualche tempo il sindaco di Nocera Inferiore, Mario Torquato, che immagina la città unica dell'agro, non intesa come un'unica città, ma l'insieme, la collaborazione tra le amministrazioni comunali per non restare schiacciati tra Napoli e Salerno. Ma questo credo che sia fondamentale, soltanto un cieco potrebbe... Si riuscirà a superare quei campanilismi che ancora sembrano incancrenire questi progetti? Ma io non credo che si possa immaginare uno sviluppo della città, della propria comunità, se non si pensa a uno sviluppo complessivo di tutto il territorio appunto dell'agro nocino sarnese, perché poi rappresentiamo comunque una città di circa 300.000 abitanti, e dopo Napoli viene la città dell'agro nocino sarnese, quindi che è poi... ha delle potenzialità enormi, quindi bisogna, non so, immaginare in che modo, in che termini, poter anche facilitare. Io parlavo di mobilità perché per me questo rappresenta un fattore essenziale per lo sviluppo del territorio, perché non ci può essere sviluppo se non ci sta facilità di movimento, certo, tra una parte e l'altra all'interno dell'agro nocino sarnese, soprattutto tra l'agro nocino sarnese, la città di Napoli e Salerno, perché è impensabile ancora oggi prendere le automobili per arrivare a Salerno, impiegare, non so, mezz'ora perché magari c'è tanto traffico per le strade, quando invece la città del futuro deve sfruttare nel miglior modo possibile i mezzi pubblici, la rete ferroviaria, cioè ci sono delle cose che a mio avviso sono imprescindibili per lo sviluppo del territorio e che oggi, ahimè, siamo arretrati di anni e di anni ed anni, quindi bisogna recuperare tanto. E queste sono, ecco, queste sono le grandi sfide su cui bisogna lavorare gomito a gomito con gli altri sindaci, e queste sono le opportunità, visto che ci sono queste opportunità, di reperimento di risorse extracomunali della comunità europea per cercare di creare veramente una città all'avanguardia. E da lei c'ha questi fogli che li sta girando e controgirando, ma che c'è, il suo programma elettorale o qualcos'altro? No, questa in effetti sono degli appunti che la Corte dei Conti ha fatto qualche settimana fa. Ecco, magari comune, parlare di finanziamenti eccetera, parliamo al comune di Pagani, della Corte dei Conti. Io che l'ho successo? Detto pure l'altro giorno quando ho presentato i simboli che mi onorano il loro sostegno e il loro supporto in campagna elettorale, e ho fatto questo appello ovviamente al sindaco uscente e agli altri candidati sindaci, perché ritengo che bisogna unire le forze. La situazione che è stata descritta qui dalla Corte dei Conti è una situazione non semplice da affrontare. Per quanto mi riguarda, voglio dare tutto il sostegno, tutto l'appoggio, tutto ciò che serve anche all'attuale amministrazione per affrontare nel miglior modo possibile, soprattutto nel modo più sereno possibile, questa situazione, perché la situazione non è proprio delle migliori, per quanto hanno scritto i giudici della Corte dei Conti, e quindi faccio un appello a tutto, unire le forze ed evitare che a Pagani ci possa essere un dissesto economico finanziario. Quindi per quanto mi riguarda sono a disposizione di quanti vogliono avvalersi anche del mio umile piccolo sostegno e supporto in termini di idee e tecnicamente anche, certo, riuscire a superare questa fase che è estremamente negativa, che ci è stata raccontata e scritta dalla Corte dei Conti di Napoli.
Quindi, la mia domanda, anche perché siamo verso la fine del nostro appuntamento, era lei che campagna elettorale immagina? Una campagna con veleni, con scorribande, dialettiche, eccetera. Però alla luce di quello che lei ha detto in questo momento, mi sembra che ci sia una grossa responsabilità alla vigilia ormai prossima di questa campagna elettorale. Lei no, getta voi... anche così un amo per far sì che la città non sprofondi ulteriormente. Assolutamente, io voglio affrontare questa campagna elettorale con grande serenità. Con la serenità di chi vuole parlare, raccontare, confrontarsi con il territorio per quella che è la sua storia di uomo, di amministratore, di politico, e soprattutto voglio parlare con i miei concittadini di quello che intenderò fare. Io penso e credo, e lo dirò quando si entrerà nel vivo della campagna elettorale, il mio impegno primario è quello là che nei primi 2 mesi, 60 giorni di governo, ripristinare tutto ciò che ho realizzato e che oggi è abbandonato a se stesso, quindi partire dalla piazza adiacente il multisala cinematografico che è indecoroso nello stato in cui si trova, la zona, i 2 piani superiori all'auditorium teatro di piazza Sant'Alfonso, perché quando io immaginai e realizzai l'auditorium teatro avevo realizzato la parte sovrastante che doveva essere il cuore della cultura della regione Campania, dove si doveva fare, dove si potevano e si dovevano fare mostre internazionali nel primo piano e dove doveva sorgere una scuola di formazione culturale, artistica, nella zona sotto la cupola e nelle aule adiacenti che dovevano essere fiori all'occhiello per la cultura veramente della provincia e della regione. Oggi è tutto abbandonato a se stesso. Io mi recai lì per qualche mese fa perché il mio amico Francesco Toscano si è sposato lì e vidi nelle aule tutto rotto, perfino i condizionatori d'aria, tutto rotto, tutto abbandonato, tutto... Bisogna ripristinare immediatamente il parco urbano, le condizioni in cui si trova. Andare a fare un giro pure nel parcheggio interrato di via Garibaldi. Cioè, bisogna, ecco, nei primi 60 giorni l'impegno che prendo io è quello di rimettere in sesto tutto ciò che ho realizzato dal 2002 al 2009, con grandi sacrifici. Poi... Un altro impegno forte e deciso che prendo è quello lì che entro, ripeto, entro il 2019, entro fine anno, andremo in gara per restituire alla città di Pagani la scuola elementare Manzoni. Perché è un'altra cosa che, su cui non si può senza se e senza ma andare avanti e con decisione andare in gara. E poi... C'è tante cose da fare, tra cui in primis redigere un nuovo piano urbanistico comunale, quindi la città, riscrivere la città del domani, la città dei prossimi 30 anni, dove ovviamente, l'ho detto e lo ripeto, il vero protagonista sarai tu. Sarai tu, caro concittadino, perché insieme con noi, gomito e gomito, dobbiamo immaginare che cosa possa essere Pagani domani e soprattutto che cosa potrà essere l'agro-nocerino domani, all'indomani di questa tornata elettorale. Un'ultima battuta, lei quando è che si è candidato per la prima volta? 2002. Siamo nel 2019, sono passate tante cose, belle ma anche brutte, superate in maniera brillante. Qual è lo spirito con cui lei adesso entra in gioco per questa campagna elettorale nella sua città, per la terza volta, credo? Con la serenità di chi... Qual è lo spirito? Lo spirito è la serenità di chi può parlare di ciò che ha fatto e di ciò che vuole fare, e niente altro. È uno spirito di servizio alla comunità. Ancora oggi incontro colleghi in consiglio regionale che mi dicono, scusa ma... come mai ha fatto chi questa l'ha fatto fare, come mai hai fatto questa scelta? E io dico loro una cosa molto semplice: la politica dovrebbe essere questo, si fa ciò che è utile agli altri
e non quello che è utile a te. In questo momento io mi sento di dire che con molta umiltà io possa essere utile a Pagani, alla mia Pagani, alla città, in questo momento ha bisogno di essere aiutata. Io mi metto a disposizione di una città che è in grosse difficoltà. Voglio fare questo, lo faccio per la mia città, ovviamente non nascondendo quelle che sono pure le legittime aspirazioni un domani di ambire in altri scenari. Però bisogna, in questo momento Pagani ha bisogno di essere aiutata e io mi sento di mettermi a disposizione. Poi se la città riterrà che io possa essere una persona adeguata a sostenere ed aiutare Pagani, mi voterà. Non lo riterrà, pazienza. Grazie ad Alberico Gambino, candidato sindaco al comune di Pagani per le prossime grazie amministrative. A voi. Grazie a voi per averci seguito e ovviamente in bocca al lupo. Si dice viva il lupo. Ah, è cambiato? Viva il lupo. Ah, vabbè. C'è anche un altro modo, come dicono nello spettacolo, no? Però magari a quest'ora dopo pranzo o stasera quando alla balena. Alla balena. Grazie per averci seguito, arrivederci. Arrivederci.